ci sei? Guarda come mi sono acchittato, regà. Allora, signori, oggi sono serio. Voglio fare una carbonara con guanciale e pollo. Oggi, signori, sono serio. Vi voglio deliziare con robe pulite. Ok, così mi piace. Sì, sì, così. Così mi piace, come piace a me. Allora, signori, guanciale. Allora, signori, vi faccio vedere roba seria. Che pasta prendiamo? Sì, integrale. Pasta integrale, mezzi rigatoni. Guardate lì spaghetto. Spaghetto pazzo. Sì. No, amore, io sto chiedendo alla chat, non sto chiedendo a te. Cioè, te voglio bene. Scusa, la chat lo deve mangiare la pasta o lo mangio io? Meglio lo spaghetto o la mezza manica? Prima cosa, per non perdere tempo, prendiamo la nostra padella. Guarda, questa l'ho pagata 39 euro, mi pare, o 49. Bella pulita, la riempiamo d'acqua e intanto mettiamo sull'acqua. Se no ci stiamo fino a domani. Allora, come prima cosa, signori, prendiamo una pentola per farcire tutto. Prendo questa perché è grossa, come piace a me. Guarda che pentolina. Quando tiro fuori le cose da cuoco, capo, ma se il guanciale che t'ha comprato la tua ragazza è già tagliato, a cosa ti serve il tagliere? Il tagliere ci serve perché noi, signori, oggi andremo a fare una carbonara con il petto di pollo. Le uova c'è solo il pecorino. Dove l'ho già tirato fuori, Ale. Ma alza gli occhi. Allora, serve una ciotolina per l'uovo. Guarda che ti invento. Guarda che ciotolina. Allora, prendi le uova. Apri le uova. Guarda che fai. Prendi l'uovo. Guarda, questa mo lo devi guardare anche te. Lo sbatti piano piano. Lo dividi a metà. Lo apri. Così, guarda. Butti tutto l'albume, se dovrebbe chiamare. Lo lasci tutto bello scorre. Vedi? Così, tutto bello pulito. Lo sgoccioli tutto. E poi lo butti qua. L'unico problema è che guarda che c'ha l'uovo in mezzo. Perché è rimasto un po' di... un po' di sburro. Di albume. Ce ne mettiamo 4 le uova, quindi 4 tuorli. Ma il gomito. O albumi, oddio, mi confondo sempre. Tuorlo è quello giallo. Sì, sì, lo so, lo so. Se dicevo il contrario, dicevo sì, sì, lo so, lo ma so. Ma no, ma sono tutti sburrati. Se no, uova, è che non lo sai fare, Ale. No, amore, è appiccicato dentro, è dentro l'uovo, lo sburricchio. Quante uova hai fatto, scusa? 4 uova, baby. Porco cane. Amore, bisogna sempre staccare. Allora, adesso prendi queste 4 uova. Dove si mette il pecorino nel frattempo? No, aspetta, prima falla sbattere un pochino. Oddio, lo sai che forse un goccetto d'albume quasi che ce lo metterei? È che alcuni ce lo mettono, alcuni no. Perché, vedi, non è così tanto per queste 4 uova. No, dite di no. Quasi che ce le metto tutte, allora, signori. Ma mo sei uova per due persone? Che io mangio la metà di te? Amo, sì. Sì, 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 sì. Ah, un'altra sicuro, un'altra sola. Sempre meglio abbondamo. Riprendi lo shaker. Riprendi lo shaker. Guarda come shakero. Guarda come shakero, bitch. Allora, un po' di pecorino. Purtroppo, ragazzi, avevamo questo che passa la casa. Spero che sia buono. L'ha comprato la Beppe. Bronzetto, pecorino romano, dio porco. No, non credo sia così. Come no, amore? No, non credo. No, quanto ce ne buttiamo? Non lo so. Un po' sopra su e via. Bisogna sempre abbondamo. Qua dopo ci vuole un goccetto d'acqua di cottura. Ci mettiamo un pizzico di pepe. Oddio, alla faccia del pizzico. No, ma mo ce ne metto un altro pochetto di pecorino. Oh, inquadra qua, no. Guarda come suda! Guarda come suda! Aspetta, sono finata l'ascella sopra. Almeno suda un po' di più. Questo deve essere bello scroccariello. Yeah, guarda come balla, mo. Guarda come gli faccio ballare la cucaraccia, baby. Guarda qua come balla questo guancialotto. Adesso l'acqua bolle, oh, un pizzico di sale, anche se io di solito il sale non ce lo metto, che non mi piace le robe salate. Sale grosso, un po' così. Per la pasta? Per la pasta. Che dite? Spaghettino mezzo rigatone. Mezzi rigatoni, spaghetti, mezzi rigatoni. Vabbè dai, famo questi che sono già aperti, mezzi rigatoni, dai. Regà, che dite? Quadra un po'. Qua non sta su da parecchio, eh. Guarda come su. Mamma mia, guarda che cremina! Mi serve un cucchiaietto di legno, zia. Dammi una tirata alla pasta. Adesso un piattino da mettere tra un po' questi. Oddio, guarda che sti piattini! Questo è buono.
Perfetto. Non vorrei di una cazzata. Sì, mi sa che ci siamo. Sì, sì, ci siamo. Allora, spegniamo il fuoco. Mi fai fare una cosa intelligente? Le cose intelligenti si fanno con due mani, non con una mano. Ma questa è, questa è intelligente. Ma così togli tutto. No, non ti preoccupiamo, non ci preoccupare. Guarda che fai adesso. Adesso c'è una parte, regà, importante. Te che fai, mo? Adesso prendi un cucchiaio. Aggiungi un po' di pecorino, ma con un po'. Sì, un po' di pecorino qua c'è stato. No, ancora un po' una spolveratina. Sì, ok. Un po' per dopo. Qua dai una bella girata. Fammelo gira bene. Adesso prendi un gocciolino da qua. Guarda che fai. Guarda, guarda, mo, guarda. Un gocciolino. Qua di cottura no, Calmate! Che ci va? Questo è un gocciolino di questo. E un gocciolino d'acqua di cottura. Guarda qua. Mamma mia. Cioè, te prego. Poi dopo uno dice che si vanta. E poi guarda sta cosa. Guarda qua, sì. Guarda che cremetta. Ma ne volevo parlare. Ma questa è pasticcera. Ma regà, ma di che cazzo stiamo a parlare? Adesso? Io ho voluto far vedere la crema, ma poi ci dobbiamo rimettere un gocciolino d'acqua di cottura. Con il sapere motivo? Perché sto procedimento che io ho fatto va fatto prima di scolare la pasta. Questa è carbocrema! Non so se ho troppa pasta, forse. Forse la pasta è un po' troppa. Guarda che faccio, signori. Solo perché sono un ragazzo serio. Guarda che faccio. La apparecchio anche. Due piattini. Tieni. Tac. Tac. Guarda come apparecchiato. Ma è un ragazzo che cucina. Apparecchia e tutto questo mentre sta lavorando. Ma dove lo trovo? Vedi, è bello scroccarello. È bello croccante. Questa è la carbocrema. Te non ne capisci se non sei della carbogang. È cotta. Prendi questa grossa presina. Scotta! Lui ha preso la cosa da forno. Adesso c'è la parte importante. Adesso metti la pasta nel sughetto. E adesso c'è la parte seria, no? Adesso mi vedono se i veri uomini so della carbo o no. Allora, te adesso la devi far sudare. Deve sudare. Devi aspettare un attimo. La devi girare. La assorbi tutto il sudore del guanciale. Allora, guarda che fai. Questa così, a due mani. Guarda, mo. Boom. 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 Ok, adesso che è bella così, ci metti il guancialino. Anzi, guarda, mo. Guarda. Ma guarda come scende. Aiutino a scendere. Vabbè, io do un aiutino. Calma. BB Flex. Aspetta. Prendi un cucchiaio, genio del male. Gli dai una bella giratina. Guarda che rubetta che te faccio. Poi guarda che fai. Il guancialino. Cioè, regà, adesso con tutto. Cioè, con tutto l'amore. Cioè, guarda qua che robetta. Vieni qua. Toccava tenesse pure un po' di guanciale da impiattare sopra. Però non ho voluto fa troppo il sommelier. Qua ci mangio io. Amore, me devo impiattare. Amore, sta buona. Me devo impiattare. Il guancialetto deve stare da me, amore. Ma dai, ma che, Alessandro? Aspetta, poi te ne passo un po' del mio. Manco scende! Okay, a posto, allora. Dai Ale, sei veramente una merda, guarda. Allora, un po' di pecorino romano bello sopra, una spolveratina, è una bella giratina, mi piace, duro, una spruzzata di pepe. Ammo, che mi viene a rubare sul piatto? Molla! Ale! Oh, non te lo do! Amo, ma che vuoi che te do un pezzetto di guanciale? No, amo, un po' di guanciale, tiè! Com'è sta pasta? Onestamente! Il pane integrale fa veramente schifo. Amo, dai! Puoi fare una carbonara con la pasta integrale? Oggettivamente! Sì! Dato che mi fa male la pasta normale! Guarda quanto guanciale c'è qua sotto! Queste sono gallette col cioccolato bianco sopra. E no, non so quelle di Alex Fiori. Sono gallette di riso integrale. E sono pure buone. Al cioccolato bianco. So, una galletta? Sì. Sorseggio questo bicchiere d'acqua e riandrò nel mio studio a lavorare. Mentre tu laverai i piatti e sporcali.
vede come si vive.